Via Marco. Buonasera a tutti, bentornati anche a questo appuntamento del Digital Talk di Unix Power Manager. Digital Talk, come sempre, mostra le esperienze, i temi presentati da alcuni dei nostri associati. Noi come associazione Unix Power Manager ci poniamo l'ambizioso obiettivo di portare un Export Manager in ogni azienda, aiutando le aziende a comprendere che l'export è materia sì complessa, materia fatta di tanti piccoli pezzi di professionalità anche molto distanti tra di loro. Andiamo dalla contrattualistica alla commerciale, alla conoscenza di regole doganali, di importazione di paese, di settori merceologici, ma in realtà esportare grazie alle competenze degli export manager è un'attività che può essere fatta se si trovano i giusti consulenti, quindi in realtà non è un mondo impossibile, è un mondo possibile. Lo dico perché, stando alle statistiche, solo una piccolissima parte di aziende esporta regolarmente e questo è un peccato perché l'Italia in realtà è un paese di produzione di eccellenze e non utilizzarle, non portarle su altri mercati, soprattutto in momenti come quello attuale in cui ci sono problemi di fatturato, di calo di fatturato anche per effetti tipo il Covid o di perdita di quote di mercato, è estremamente importante. Oggi andiamo a parlare di alimentare, ovvero andiamo a parlare con due dei nostri associati, andiamo a parlare con Giuseppina Bruno, che è un consulente digital, di cosa vuol dire andare a esportare, quali sono le azioni da fare per un check-up con le imprese, come muoversi, come avviare il progetto export, e vedremo con Davide, successivamente Davide Crisci, che è un esperto in contrattualistica, in conformità dei prodotti e certificazioni. Andiamo a vedere con lui come si fanno le verifiche sui requisiti e sulle conformità dei prodotti per andare sui mercati esteri. In questo caso oggi parliamo di alimentare, quindi ne parleremo con questo focus, però l'argomento, il modo di trattare l'argomento vale anche per altri settori. Direi di passare al primo intervento, quindi cedo la parola a Giuseppina Bruno, che appunto si Grazie. occupa di digital, di consulenza per quanto riguarda l'export, di marketing, e ci mostrerà appunto il suo tema, che è quello delle azioni per il check-up delle imprese e l'avvio dei progetti di export. A te la parola, Giuseppina. Grazie Marco dell'introduzione e buonasera a tutti quanti. Ovviamente il tema non, diciamo, da trattare in 12 minuti. Non è, diciamo, voglio dire, avremmo 12 ore di necessità soltanto per introdurlo, però diciamo, quello che abbiamo pensato è di dare appunto delle pillole su quello che è l'importanza di effettuare un check-up, che cos'è il check-up con diciamo, l'obiettivo dell'export e quindi insomma capire da un caso concreto che mi è capitato ultimamente, tra l'altro già in situazione di lockdown, parlo di inizio aprile, per cui è stato un'esperienza particolare perché è stato un primo check-up che da parte mia è stato fatto a distanza, quindi in versione digitale, non in presenza come ovviamente per alcune attività è necessario fare. Condivido un attimo lo schermo così ci sono le slide. Ah, non ho la possibilità di condividere, Marco, mi dai, o Giovanni, mi date Sì. l'ok? Vai. Quindi come dicevo parleremo di quello che è il check-up nel momento in cui l'imprenditore avverte in qualche modo la necessità di contattare un export manager. Che cos'è in questi 12 minuti, 13, insomma questa chiacchierata che stiamo per fare, i temi che tratterò sono appunto queste pillole per capire che cos'è il check-up e a cosa serve, quali sono gli strumenti che vengono utilizzati quando si effettua un check-up, qual è l'output e poi andremo a vedere appunto un caso reale, appena, ripeto, appena svolto.
Allora, che cos'è il check-up? Il check-up è, in realtà è un termine, come sappiamo tutti, che deriva dal mondo medico, no? Un check-up si fa quando si vuole avere un po' l'idea di quello che è lo stato di salute di una persona, in questo caso di un'azienda, e in particolare, guardando un po' il focus del processo di internazionalizzazione, capire qual è lo stato, il livello di maturità dell'azienda rispetto a questo processo. È una fase, secondo me, preliminare e necessaria alla pianificazione del processo di internazionalizzazione, però non è detto che l'imprenditore lo faccia comunque come primo step. Si può anche, come nel caso pratico che andremo a vedere dopo, e può essere anche, diciamo, un'esigenza che nasce successivamente all'avvio di attività di export più che di internazionalizzazione. Perché è importante? È importante perché fornisce delle indicazioni minime, comunque delle indicazioni appunto preliminari per definire quella che è una strategia di internazionalizzazione, ma soprattutto per identificare delle fasi di attuazione di questo processo. Molte volte, come sappiamo, l'imprenditore inizia ad avere attività di vendita all'estero attraverso magari la partecipazione a fiere, attraverso contatti che vengono dagli enti. Abbiamo visto la settimana scorsa, il collega ha parlato di come recuperare dei prospect attraverso appunto una serie di database pubblici, più o meno pubblici, più o meno a pagamento, e come individuare in ogni paese target una lista di prospect. Normalmente appunto il primo passo è quello di individuare questi prospect, contattarli o perché si incontrano, perché si contattano via mail, e si inizia un po' una trattativa. Preliminarmente a questa attività, in effetti, il check-up dà delle indicazioni su quelle che possono essere gli step prima di contattare i prospect. E questo capiremo dall'esempio pratico perché. Il check-up poi è sostanzialmente importante perché fornisce all'imprenditore un punto di vista esterno, indipendente e oggettivo. Questo ovviamente quando il consulente esterno specializzato in questo tipo di attività ha maturato necessariamente un'esperienza trasversale su diverse aziende, diversi settori, diversi casi, per cui è possibile avere, diciamo, guardare, non è l'imprenditore che si guarda allo specchio, ma è una persona appunto che guarda l'impresa da diversi punti di vista. E tra l'altro io ritengo che sia anche necessario essere supportati anche da un team di consulenti, nel senso che ci sono ovviamente un solo export manager non sempre può avere questa visione completamente trasversale, o quantomeno può dare una prima idea, ma nel momento in cui si deve andare in profondità su alcune azioni o su alcuni aspetti, è chiaro che è necessario un consulente che va in profondità per quello specifico aspetto. Ecco perché successivamente ci sarà l'intervento di Davide che si focalizzerà appunto solo su un aspetto in particolare. Quali sono gli strumenti per attuare un check-up? Normalmente il check-up viene effettuato attraverso un'intervista in profondità ad uno o più manager dell'impresa. È chiaro che dipende dalla dimensione dell'impresa. Nel caso specifico, qui farò l'esempio, è un caso abbastanza tipico di realtà italiana, di azienda familiare, in cui alla fine si tratta di meno di 10 persone in azienda, per cui basta una sola intervista, ma ovviamente aumentando la dimensione bisogna individuare quelli che sono i responsabili delle varie fasi aziendali, delle varie attività aziendali. A questa intervista viene associato un questionario a risposta multipla. Io, diciamo, per esperienza ne ho utilizzati tanti. Alla fine sono arrivata a un punto che non lo ritengo il punto finale, perché chiaramente è uno strumento in evoluzione e che ovviamente varia un po' nel tempo, però sostanzialmente ho diviso questo questionario a risposta multipla in quattro aree. Quello che vado a indagare sono le motivazioni che portano l'imprenditore e l'impresa al processo di internazionalizzazione, l'attuale posizionamento sul mercato, ovviamente con il focus sul mercato estero. Quali sono le potenzialità del prodotto rispetto al mercato target che l'imprenditore intende comunque affrontare o in cui già opera e magari vuole ampliare la presenza? E quella che è l'organizzazione e le risorse umane, quindi capire chi all'interno si occupa dell'ufficio export, che competenze hanno, senza andare poi nel merito. Abbiamo visto qualche talk fa, invece l'analisi specifica delle competenze, anche lì è un esempio di consulente che va a indagare più in profondità questo aspetto.
Lascio da parte ovviamente, per tutta una serie di motivi, la parte economico-finanziaria, perché normalmente non è in questa fase che si va a indagare anche lì nello specifico per quelle che sono le specificità e comunque la situazione appunto economico-finanziaria e quelli che possono essere i budget da investire sull'attività di export. A questi due strumenti che sono molto, diciamo, uno abbastanza tecnico, il questionario risposta multipla e l'intervista in profondità, si associa normalmente anche un'analisi desk di tutto quello che è il materiale già presente in azienda, cartaceo o digitale, ovviamente rispetto a quella che è l'azienda in generale, un company profile piuttosto che delle presentazioni, e tutto quello che riguarda il prodotto servizio oggetto di check-up. Quindi magari se parliamo in questo caso di prodotto alimentare, delle schede tecniche, piuttosto che delle etichette, piuttosto che appunto delle presentazioni, diciamo, dei dépliant di prodotto, questa attività deve essere necessariamente fatta guardando anche quelli che possono essere, quelli che sono i prodotti e i servizi dei concorrenti. Diciamo, io non lo sottolineo di volta in volta, ma il focus è sempre rispetto a quello che è il paese target. Effettuata, insomma, l'analisi di questi documenti, l'analisi del questionario e quella che è l'indagine in profondità, il risultato che ne viene fuori, il risultato del check-up, è un documento di sintesi, ovviamente, completo di allegati esplicativi. Le tre aree fondamentalmente sono queste. C'è una prima parte di scoring, cioè come dire, di valutazione numerica rappresentata in un valore da 1 a 10, da scarso ad eccellente, di quelle che sono le quattro aree che abbiamo visto e che danno un po' la sintesi di quella che è la situazione dell'impresa rispetto alla singola area di indagine. Una SWOT analysis e quelle che sono poi delle indicazioni operative mettendo insieme le prime due parti. Sembra molto teorico, nel momento in cui adesso andiamo a capire il caso pratico, vi verrà molto più semplice capire com'è, è un documento abbastanza operativo e snello. Dicevo, mi è capitato un caso molto tipico, dico tipico perché è un'azienda del settore agroalimentare costituita da più di 30 anni, un fatturato di 600.000 euro, dicevamo già un po' in più di quello che il ministero, nei 500.000 euro che il ministero individua come soglia minima per l'accesso al voucher per l'internazionalizzazione, per i TEM, quattro dipendenti, tutti familiari del proprietario, produzione e lavorazione di materie prime a chilometro zero e certificati di OP. Parliamo di un'azienda che ha sia l'azienda agricola sia poi l'azienda di trasformazione. Quindi nell'azienda agricola ci sono le materie coltivate direttamente sempre dalla stessa, diciamo, proprietà. I prodotti hanno sia certificazione bio che certificazione BRC, quindi internazionale. Le esportazioni sono stabili in UK, Canada e America, con l'80% del fatturato che proviene dall'estero. Il contatto dal direttore commerciale, nonché responsabile export, è stato: salve consulente TEM, mi aiuti a individuare dei distributori per il mercato svizzero e per la Germania. Abbiamo fatto un'analisi e dall'analisi il risultato è che questi due mercati per il nostro prodotto sono molto interessanti e abbiamo un potenziale insomma, da poter sviluppare in questi due paesi. La risposta è stata: ok, ti individuo dei distributori, però fammi capire meglio qual è la situazione dell'azienda. Andiamo a fare l'intervista e a compilare il questionario. Il questionario, come dicevo prima, è uno scoring, dà una valutazione delle risposte. E le domande sono circa una cinquantina, diciamo da 12 a 15 per area. Ripeto, sono domande a cui sono arrivato dopo una serie di esperienze, quindi confrontando diversi questionari. Devo dire la verità, ce ne sono molti anche online che possono essere fatti come self-assessment, quindi come una autovalutazione, che ovviamente ti restituiscono quello che è un punteggio puro e semplice, senza alcuna valutazione che va oltre il numerico. Ovviamente nel nostro caso andiamo ben oltre il numerico perché il punteggio che viene fuori viene strettamente spiegato all'imprenditore.
Vi faccio degli esempi di domande per quanto riguarda l'area motivazione, per esempio, l'interesse ad esportare è, e le risposte multiple sono un desiderio dell'impresa o è qualcosa che è condiviso dal management piuttosto che qualcosa che è un interesse condiviso da tutta l'azienda. Per quanto riguarda le risorse umane, vabbè, vado veloce perché c'è stato un talk specifico su questo, però le domande più semplici, quanti dipendenti parlano una seconda lingua? L'ufficio tecnico, comunque la parte tecnica, in grado di rispondere a eventuali problematiche in lingua inglese. Per quanto riguarda, per esempio, le potenzialità del prodotto, è necessaria un'assistenza post-vendita, piuttosto che siete disponibili o comunque l'impianto, gli impianti macchinari sono atti a modificare il prodotto per soddisfare esigenze del mercato target che avete scelto. Lo SWOT, ho messo tra parentesi le parti che ho eliminato, diciamo per un minimo di privacy, ma in realtà poi alla fine sono cose abbastanza semplici. Questa azienda, come abbiamo visto, ha delle materie prime, un po' con i punti di forza, sicuramente le materie prime utilizzate, la certificazione BRC, anche quella bio che è molto richiesta da alcuni mercati, in particolare quello svizzero. E infatti un'opportunità di mercato la ritroviamo giù come richiesta di prodotti autentici, di qualità e bio. Per quanto riguarda i punti di debolezza, la dipendenza da pochi clienti, perché diciamo nello scoring, io non ho riportato numericamente lo scoring, sempre per una questione, diciamo, tra virgolette, di privacy, però in realtà l'unica variabile in cui questa azienda non ha ottenuto la sufficienza è il posizionamento sul mercato. E infatti ce lo ritroviamo come punto di debolezza. Questo perché? Perché di quell'80% di fatturato che viene fatto all'estero, il 50% ricade su un unico distributore americano che tra l'altro lavora con marchio proprio. Questo significa che non c'è una brand awareness in questo mercato rispetto all'azienda e comunque è una posizione molto debole perché se questo distributore oggi domani decide di abbandonarti, dimezzi il fatturato e ti ritrovi con un pugno di mosche in mano perché non ti conoscono. Hai perso il tuo unico grande cliente e ovviamente sta di fatto che hai una posizione molto debole. Non solo, anche la percentuale 80-20 è un elemento di debolezza come posizionamento sul mercato, perché per esperienza, poi ovviamente voi siete in tanti, avete esperienza in tanti altri mercati, vi chiedo conferma di questo. Per esperienza mia diretta è capitato che quasi sempre il distributore all'estero chiede referenze del mercato di partenza, quindi se vai presso la GDO tedesca ti dicono: ah, ma in Italia in quale GDO siete presenti? Piuttosto che in quale ristorazione catene siete presenti e quali sono i vostri canali. Insomma, una sorta di referenza che deve essere di base quella del mercato locale. Questo per dire come il valore di, come dire, di insufficienza del posizionamento sul mercato è in qualche modo giustificato da queste diciamo, risultanze di cui in realtà l'imprenditore, il responsabile commerciale non erano minimamente al corrente. Addirittura alla domanda di chi sono i vostri concorrenti, ripeto, responsabile commerciale d'export risponde: ma sì, ne abbiamo circa una decina. Nel documento di check-up di sintesi, quindi nell'output, io gli ho dimostrato come in realtà questa decina era un suo sogno, perché soltanto in Calabria ci sono più di 200 aziende con lo stesso codice Ateco. Ora non voglio dire che tutte e 200 sono sulla stessa posizione di mercato, però sicuramente non sono 10 concorrenti nel mondo. Mettendo insieme appunto i risultati dello scoring, quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza che vengono fuori dall'analisi DESC e quindi dallo SWOT, mi sono sentita poi alla fine di chiudere, ovviamente, come è giusto che sia, con delle indicazioni operative. Indicazioni operative sono definire un piano strategico in cui siano chiari gli obiettivi aziendali. Alla domanda: avete un piano di export? No, non lo abbiamo mai fatto. Quindi
Come al solito, si parte dal volere le finestre, mancano ancora le fondamenta della casa, perché mi chiedi la lista di distributori, ma non avete chiaro quali siano gli obiettivi, qual è la strategia per internazionale. Men che meno il posizionamento dell'azienda rispetto ai concorrenti, come abbiamo visto, perché la risposta è stata abbastanza palese. Un'altra indicazione operativa è quella di definire le attività commerciali con riferimento ai due mercati, quindi capire sul mercato domestico se c'è spazio e in che modo per avere come dire, un minimo di credibilità poi sull'estero. E infine, ma non ultimo, in realtà c'era poi un altro punto che ho tagliato, riprogettare quelle che erano attività di comunicazione offline, ovviamente in assenza di fiere. Ripeto, è stato un check-up fatto a inizio aprile, per cui la prima necessità era proprio di capire questo. E online, capire se è necessario fare riferimento a piattaforme o marketplace esistenti, sicuramente migliorare la brand awareness perché la maggior parte del fatturato, come dicevo, viene da private label. Sono stata nei tempi, non so come, spero di essere stata chiara, ma ovviamente rimaniamo tutto il tempo che volete per le domande dopo. Sì.